abbiamo messo dentro lo stesso Buonanno che ha fatto una buona partita. Da domani bisogna partire con gli uomini, ma non che gli altri nelle partite precedenti, non, gli uomini che stanno meglio da un punto di vista mentale, di importanza della gara da un punto di vista nervoso. Ripeto, domani saranno tutti livelli individuali, al di là del modulo, al di là della tattica, al di là dei nomi. Dobbiamo puntare a quello, dobbiamo ritrovarci da un punto di vista nervoso. Mister, nell'ultimo periodo ha fatto più l'allenatore o lo psicologo? Ma se ho fatto lo psicologo l'ho fatto male, se ho fatto l'allenatore l'ho fatto male. Quindi i numeri purtroppo sono impietosi ed è la verità. Quindi ripeto, io per primo, ma con me tutti quanti gli altri, siamo colpevoli di questo momento e quindi dobbiamo darci una mossa tutti, tutti insieme però, tutti insieme. Perciò ripeto, la visita stamattina dei tifosi ed erano tanti. Ci ha fatto veramente piacere perché si sono dimostrati maturi e ci hanno spronato, perché poi, come ho sempre detto, puoi perdere le partite, ma ci sono poi modi e modi per perdere. Noi siamo in difficoltà e lo sappiamo, siamo una squadra giovane, lo sappiamo, però dobbiamo tirarci fuori velocemente da questa spirale altamente negativa. Accontentarsi del pareggio, come vede No, non questa mi piace, non ipotesi? mi piace, non mi piace. È una partita da giocare con attenzione, è una partita dove devi rispettare fortemente l'avversario perché individualmente è una squadra che è stata costruita per vincere e devi giocare con intelligenza, con umiltà, soprattutto con umiltà in questo momento. Poi quello che sarà la partita, l'episodio, dobbiamo essere bravi a sfruttarlo a nostro favore e non subire gol. Perché abbiamo dimostrato che i primi 20 minuti con la Casertana a me sono piaciuti, perché la squadra era quadrata, abbiamo provato a cambiare anche qualcosa per avere un po' più densità in mezzo al campo, abbiamo abbassato Pepe tra le linee, lasciando Orlando davanti, proprio per cercare qualcosa bisogna fare, abbiamo cercato di farlo bene per i primi 20 minuti, poi abbiamo subito il primo gol su una disattenzione importante, quasi come il primo gol col Matera, su una diagonale che abbiamo sbagliato e poi di là ci siamo sciolti. Mister, in settimana con i colleghi abbiamo avuto modo di parlare con Pietro Lomonaco più o meno informalmente e il padron ha riconfermato la fiducia in lei e sulla squadra sostanzialmente. Voi avete avuto modo di parlare tra di voi, magari al suo ritorno da Coverciano e poi una considerazione su Buonanno, un giocatore che nell'ultima partita ha disputato secondo me una buona prestazione, soprattutto appunto, dal punto di vista caratteriale, quindi potrebbe domani trovare spazio, magari non dico da titolare, però un eventuale ingresso in campo, ecco. Parto dalla prima domanda, cioè i miei contatti con lo Monaco sono giornalieri, anche quando sono stato fuori ci siamo sentiti per cercare di analizzare e di capire il momento. La sua domanda, anche se non me l'ha fatta, la percepisco io, cioè se mi sento tranquillo, assolutamente no, perché è normale che sia così. Mi sento in discussione e fortemente in discussione. Non è il 2 anni di contratto che mi lascia tranquillo, perché chi mi conosce sa che non è così. In altre situazioni, quando veramente ho capito di essere io il problema o di aver letto delle situazioni che mi erano poco chiare, vedi Salerno, vedi Pagani, il primo anno mi sono dimesso. Cioè, io voglio fare calcio, non sono qua per rubare lo stipendio. E, dopo la partita, finito il calvario della partita con la Casertana, mi sono fermato a pensare un attimo. Però con grande lucidità ho analizzato che bisogna continuare, perché siamo una squadra che è stata costruita per salvarci, con tante belle promesse ma ancora inespresse, e quindi tutti insieme dobbiamo tirarci fuori da questa situazione. Quindi la società, l'allenatore, lo staff, la squadra, i tifosi e andare avanti. Le mortificazioni ci stanno, fanno crescere e quindi dobbiamo insieme tirarci fuori e salvarci magari all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Cercare di arrivare quanto prima a dicembre nella migliore posizione possibile e poi, qualora ci fosse la possibilità, andare a modificare qualcosa che non va. Però
per quanto riguarda Bonanno è in lista come tutti quanti gli altri per la partita di domani. E Lerda ha già fatto le sue prime dichiarazioni, lui fra l'altro rientra in panchina dopo una lunga squalifica, è stato molto sincero nel dire che comunque del Messina non si fida e soprattutto teme questo fatto che la squadra è molto ferita dopo gli ultimi, quindi dicendo che ha letto che il Messina sta preparando la partita della vita eccetera, lui è molto intelligente nel caricare il Lecce. Sicuramente a noi farebbe invece molto più comodo il fatto che il Lecce snobbi eccessivamente questa trasferta. Lei come se l'aspetta questa squadra? Conoscendo Lerda, conoscendo il suo carattere? Dobbiamo vincere i duelli individuali. Mi aspetto una partita molto nervosa, ma da nervosa non stupida, come abbiamo commesso le ultime ingenuità di due o di una espulsione a partita. Bisogna essere un blocco unico, granitico, e giocare con umiltà. E chi vince più duelli vincerà la partita. Quindi Lerda guarda il suo, io guardo il mio, ma dobbiamo essere bravi a non farli scendere proprio in campo domani. Altre situazioni indisponibili, infortunati, ci saranno novità di formazione? Bielanovic immagino che sia sempre fermo. Sì, Bielanovic è fermo, Bortoli e Pepe sono squalificati. Stampa ha accusato un problemino l'altro ieri, quindi è fermo e si sottoporrà ad accertamenti. E poi per il resto sono tutti convocati. La sua valutazione su Gaeta, il giocatore che è in prova? Rispondo a quello che ho detto al direttore stamattina, cioè che ero troppo focalizzato nel vedere quello che dobbiamo fare domani, gli accorgimenti da portare, la tenuta mentale di qualche giocatore, che ho avuto poco modo di vederlo, di guardarlo, lo guarderò nei prossimi giorni.